Sindaco Vadi, ne parlavo pochi istanti fa con il presidente Tempesta, una delle pochissime volte in cui un consiglio comunale si tiene all'interno di una fabbrica. Questo testimonia l'importanza dell'IVV nel tessuto sangiovannese. Sicuramente sì, l'IVV rappresenta la storia del nostro territorio, del nostro comune, una storia che ha attraversato tanti anni. Quest'anno addirittura si celebrano i 70 anni dalla nascita dell'industria vetraria valdarnese. Devo dire che è la seconda volta. Qualche anno fa si svolse un analogo consiglio comunale straordinario nella sede attuale della Ferriera, proprio perché anche in quel periodo la situazione era davvero critica. Poi l'azienda si è ripresa e oggi i fatturati stanno a dimostrare che si può anche superare un momento difficile di crisi. Oggi è l'IVV sotto i riflettori. Sicuramente un'azienda negli ultimi anni ha avuto tante criticità, il concordato in continuità e oggi addirittura il caro energia che sta mettendo veramente in difficoltà la cooperativa che ha dovuto poi a febbraio addirittura spengere i forni, nonostante gli ordinativi, nonostante nel 2021 in periodo Covid siano riprese soprattutto le esportazioni nel mercato internazionale. Quindi quello che noi chiediamo oggi con questo Consiglio Comunale aperto alla Regione Toscana, e devo dire, ci tengo a sottolineare, è sempre stata negli anni vicina ai IVV, anche negli anni del concordato in continuità con l'allora consigliere del Presidente Rossi Simoncini, che ha supportato passo passo la cooperativa e il suo presidente. Quello che chiediamo appunto è che continua a stare vicino all'industria vetraria valdarnese e che si adoperi in tutti i modi affinché questa realtà del nostro territorio, a cui San Giovanni è profondamente legata, non chiuda in via definitiva.